Trovavamo una squadra che si chiudeva molto, dovevamo avere pazienza, però credo che abbiamo meritato comunque il risultato che abbiamo ottenuto. Ci abbiamo creduto, siamo sempre state lì. È stata una partita comunque tosta e alla fine ci ha premiati. Ecco, la Pagarese non ha creato chissà quali occasioni, però avete avuto un bel lavoro da fare, soprattutto con Diotto, che sappiamo essere un attaccante importante in quella categoria. Ma sembrano partite facili, per noi difensori, ma sono quelle più insidiose perché ti concentri sempre lì a cercare il gol, ma tu devi sempre stare comunque sul pezzo perché basta una mezza occasione, poi il calcio fa presto a cambiare. Quindi siamo stati bravi, siamo sempre stati lì sul pezzo e alla fine siamo premiati. È stata una delle partite più difficili, sono arrivate anche vittorie per 1-0, ma questa forse è stata una delle più difficili delle ultime gare giocate. Ma sono tutte partite comunque che devi lottare, non trovi mai una squadra semplice. La Paganese non è stata affatto semplice, però ripeto, siamo stati bravi noi, con umiltà, sacrificio a portare a casa la vittoria. Il più 4 sul Bari cosa può voler dire? Insomma, vi tocca più di tanto? No, ma noi guardiamo il percorso nostro. E poi all'altra non ci pensiamo, adesso pensiamo al Monopoli e poi le partite, gli scontri diretti arriveranno e dovremo trovarci pronti. Sei stato scelto tra i migliori in campo della partita di oggi anche dai tifosi sulla nostra diretta Facebook e lo dicevamo in apertura della tua conferenza. Non è facile farsi trovare pronti, tu oggi hai fatto una grandissima partita. Ah, sono molto contento, sapevo che comunque era tanto che non avevo i 90 minuti. Però comunque sono soddisfatto della gara. Siamo una squadra forte, dobbiamo sempre farci trovare pronti tutti e il mister chiede questo e quindi continuiamo così. L'ultimissima, a cosa credete nello spogliatoio? No, quando si esulta, ovviamente immagino anche l'euforia dopo questa vittoria. Tra di voi, qual è l'obiettivo? Il Bari? È magari credere in un cedimento della Ternana o magari fare corsa su se stessi Ma e vedere? no, noi non ci poniamo obiettivi, noi pensiamo solamente gara dopo gara, come ci chiede il mister. Stiamo ottenendo grandi risultati e speriamo di ottenerne altrettanti. Grazie, grazie Grazie. per la tua persona.